Salve, in questo video vi parlerò di un sistema operativo sviluppato nello stato del Venezuela. Venezuela ha scelto il software libero. In questo caso c'è questo sistema operativo, si chiama Canaima Popular 3.1, che è finanziato dal governo venezuelano. Quindi praticamente è il sistema operativo ufficiale delle amministrazioni pubbliche e anche delle scuole. Perché nelle scuole? Perché nelle scuole i ragazzi imparano da piccoli a usare questo sistema operativo, che poi ovviamente nel tempo subisce dei cambiamenti, dei miglioramenti, però Microsoft è stata completamente debellata dal Venezuela. E non è solo il Venezuela, c'è il Brasile, l'Argentina, ci sono tanti stati del Sud America che si stanno svincolando gradualmente dall'egemonia degli Stati Uniti, egemonia monetaria, egemonia anche nel campo dell'elettronica e dell'informatica. Questo è un bel esempio per noi europei che ancora continuiamo ad essere schiavi, diciamo, dei banchieri americani che ci hanno imposto dei governi fantocci, e con la paura del fallimento, della crisi economica, ci impongono di votare sempre allo stesso modo. Quindi praticamente tra il baratro e, diciamo, il momento attuale scegliamo sempre il lato meno cattivo, quindi il momento attuale. Quindi alla fine ci impongono sempre le stesse cose, perché c'è la prospettiva del baratro. Quindi sia politicamente che in questo caso ci dicono sempre che c'è il baratro. Ad esempio Linux in questi ultimi tempi è ostacolato in tutti i settori. Per fare un esempio, la Nvidia non garantisce i driver per alcune distribuzioni Linux, favorendo a questo punto la Microsoft. Quindi che ci sia un cartello è evidente. Ora vi faccio vedere questo sistema operativo. Il sistema operativo quindi si chiama Canaima e c'ha come office, in questo caso si chiama officina perché è in castigliano, perché in Venezuela si parla il castigliano. In questo caso c'è LibreOffice, che come vedete cambia un po' nelle icone perché sembra più OpenOffice, però è LibreOffice. Io ne apro uno per farvi vedere. Quindi LibreOffice 3.4. Il sistema operativo funziona con GNOME 2.3, quindi come vedete è quello tradizionale, consuma poche risorse. Poi, specialmente nei paesi sudamericani, consumare qualche risorsa è una cosa che serve là, perché non tutti hanno i computer di ultima generazione. E come vedete c'è la suite di ufficio, che è proprio scusate, LibreOffice. LibreOffice che è usato dall'amministrazione e quindi viene anche insegnato nelle scuole. Quindi partendo dalla base, dalla scuola, si estirpa il monopolio della Microsoft in questo caso. Quindi io cosa voglio dire facendo vedere questo sistema operativo? Che in Italia si può fare la stessa identica cosa. Lo Stato che utilizza degli sviluppatori per poter fare un sistema operativo per tutti noi, senza spese per lo Stato. Senza avere obblighi con nessuno, con qualche imperialista che viene dal Nord America e ci impone alcune cose. Ecco, in questo caso si può utilizzare un sistema operativo sviluppato dal proprio paese. Come vedete, tu non c'è altre lingue, è solo castigliano, quindi non è fatto per noi italiani. Questo mi dispiace perché noi italiani siamo sempre con il monopolio, che non possiamo levarcelo da addosso. E come vedete ci sono un po' tutti i programmi di Linux, questi li conosciamo, editor video, TV, in qualche caso ci sono anche dei programmi che cambiano dei nomi, ad esempio il Firefox. In questo caso c'è il Firefox come browser predefinito, però il Firefox in questo sistema operativo,
si chiama Cunaguaro, quindi Giaguaro praticamente. Ve lo faccio vedere, ha tutti gli effetti Firefox. Però viene sviluppato in modo parallelo a Firefox, è la versione 8.0, ve lo faccio vedere, vediamo se si vede. Ecco, 8.0. Cosa dice qua? Cunaguaro è stato disegnato per Mozilla, quindi praticamente ha un accordo con Mozilla per sviluppare questo sistema operativo che è un po' parallelo al Firefox. E quindi il Venezuela anche in questo, diciamo, sta sviluppando il suo browser predefinito. E quindi, come vedete, è completo di tutti i programmi, quelli fondamentali, quelli che porta Linux di solito, fondamentali. E niente, cosa dire, questo sistema operativo è l'esempio della libertà, l'esempio della libertà di uno Stato che, pur essendo delle volte troppo statalista, è uno Stato comunista, però in alcuni casi ci sono dei lati negativi ovviamente, perché in uno stato statalista ovviamente c'è sempre qualcuno che prende il potere e poi non se ne vuole andare più. Facciamo il nome di Chavez. Però Chavez nel suo piccolo sta facendo qualche cosa di grande. Ha scacciato l'imperialismo degli americani anche nell'informatica. Ora può avere isolati negativi, insomma, queste cose qua, però noi in Italia, con la cosiddetta democrazia che ci hanno imposto, perché poi è una democrazia fittizia, perché noi abbiamo un governo che non abbiamo mai eletto, praticamente, ci hanno imposto i banchieri americani, quindi praticamente dai banchieri americani ci impongono un po' tutto, quindi anche i sistemi operativi in questo caso. Questo è un esempio che noi dobbiamo prendere. Sviluppare al prossimo governo che sarà, speriamo che non vincano sempre le stesse persone, perché già me lo immagino, ecco, perché ci impongono, ci fanno vedere il baratro, quindi noi con il baratro abbiamo paura e votiamo sempre le stesse persone, ecco, speriamo che non succeda così questa volta. E che dire, speriamo che un governo che noi eleggiamo democraticamente, liberamente, con la democrazia partecipata, ci faccia fare un bel sistema operativo italiano, da insegnare nelle scuole e da utilizzare nelle amministrazioni pubbliche anche a casa. Questo è tutto. Vi ho fatto vedere un esempio di democrazia in un paese comunista, uno Stato che si è liberato dall'imperialismo del Nord America, anche sul software. Usa software libero. Questo è tutto, al prossimo video. Da Salvatore, ciao a tutti i Linuxiani.